All'Aldo Moro non soltanto formazione classica, ma anche attività di diverso tipo. Sì, devo dire che da questo punto di vista la scuola è molto viva, sia nella componente docenti, dove c'è una massima apertura verso tutte le iniziative, anche appunto quelle extracurricolari, come ricordava lei prima, e soprattutto da parte dei ragazzi, degli allievi, che sono sempre pronti a ricevere le proposte e a trasformarle in azioni attuali. Una vera passione per i video, i trailer? Beh, su questo è facilissimo oggi coinvolgere i ragazzi. La scuola ha aperto l'anno scorso la sua pagina Facebook e ha un suo canale YouTube in cui vengono scaricati tutti i filmati che la riguardano, ha un sito internet aggiornatissimo, grazie sicuramente alla passione dei docenti, ma anche grazie ai ragazzi, che alcuni veramente dei bravi smanettoni, che sono in grado di darci una mano e molte volte anche di darci dei suggerimenti per rendere tutta la nostra diciamo, dotazione tecnologica sempre attuale. Anche perché la piattaforma è curata interamente da loro? Allora, c'è una piattaforma. Da quest'anno i ragazzi hanno aperto un loro giornalino online, gestito, c'è un redattore che chiaramente è un docente che controlla un po' che l'attività sia svolta conforme a quelle che sono che la normativa, le leggi e tutto il resto, però sono i ragazzi che producono, sono i ragazzi che gestiscono anche dal punto di vista tecnologico l'inserimento dei materiali, la cura dell'immagine, e devo dire che il giornalino online è veramente un fiore all'occhiello della nostra scuola, perché è fatto veramente bene. A livello di costi è una manutenzione non indifferente, laboratori e via dicendo? Questo sì, ma questa è la vera nota dolente. Si vorrebbe fare molto di più, soprattutto in termini di manutenzione, ma purtroppo oggi i fondi alla scuola sono sempre più in riduzione, nonostante quello che certe volte viene detto, la realtà dei fatti è che noi abbiamo veramente pochi fondi, e se non ci fosse il contributo volontario da parte delle famiglie, questi pochi fondi sarebbero talmente ridotti che non ci permetterebbero neanche più il funzionamento della scuola negli suoi aspetti base, insomma.